Cari fratelli e sorelle, il titolo del nostro studio questa mattina è il seguente: 5 pani e 2 pesci. Il testo di riferimento Giovanni capitolo 6, versetto 9. C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che sono per tanta gente? Il testo ci riporta alla moltiplicazione dei pani fatta da Gesù. E come insegnamento direi che le due principali cose che insegna questo testo è che Dio lavora con l'uomo. E poi l'importanza del cibo spirituale. Ecco la grande folla che viene un po' da tutte le parti dei dintorni e segue Gesù per tutta la giornata ascoltando i suoi insegnamenti. Sembra di vedere questa folla di migliaia e migliaia di persone, perché il testo dice che erano 5.000 uomini più le donne e i bambini, probabilmente erano quasi 10.000 persone che andavano dietro a Gesù, una folla variopinta, composta di gente di tutte le fasce sociali, ma particolarmente formata da povera gente. Ed ecco che arriva il momento, dice l'Evangelo, che questa gente dovrebbe andare a casa, secondo i discepoli, per mangiare, perché ha seguito Gesù per tutto il giorno. Versetto 8. Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani e 2 pesci. Ma che cosa sono per tanta gente? Il versetto 5 riporta la conversazione di Gesù con i suoi. Gesù, dunque, alzati gli occhi e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. E Filippo gli rispose: 200 danari di pani non bastano, perché ciascuno ne riceva un pezzetto. Ecco Gesù di fronte alla folla. Gesù ha compassione della folla, Gesù ama la folla e Gesù si occupa non soltanto del cibo spirituale, ma anche del cibo materiale. E allora Andrea dice: sì, c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cosa sono per tanta gente? Certo che questi erano veramente poveri, eh? Il ragazzo aveva con sé la colazione portata da casa, 5 pani e 2 pesci. Probabilmente era il cibo anche per il papà e la mamma, forse per i fratellini, perché difficilmente c'erano i figli unici a quel tempo. Le famiglie avevano una barca di figli, 2, 3, 4, 5, 10 figli, 5 pani d'orzo e 2 pesci. Era il cibo della povera gente che era lì intorno al mare di Tiberiade o al mare di Galilea. E allora Gesù ordina di fare sedere tutti quanti. Immaginatevi far sedere tutta questa gente che era in piedi e si pigiava intorno a Gesù. Versetto 10. Gesù disse: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo, quindi vuol dire che era la primavera, perché poi quando incomincia a picchiare il sole nel mese di maggio, di giugno, brucia tutta l'erba. E l'erba rispunta soltanto a ottobre o a novembre con le prime piogge di autunno.
C'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed erano 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e dopo aver rese grazie li distribuì alla gente seduta e lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Essi dunque li raccolsero e riempirono 12 ceste di pezzi che di quei pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato. Quindi la gente aveva mangiato a sazietà. Perché? Perché raccoglietene dei pezzi? Perché Gesù è un maestro ordinato, rispettava il luogo, era un maestro col senso dell'ecologia. E poi anche perché questi pezzi avanzati sarebbero serviti a queste persone al ritorno l'indomani, o a dare questi pezzi avanzati alle persone che non erano state presenti, e questo avrebbe costituito una grande testimonianza della potenza di Gesù. Quindi vedete come Gesù con 5 pani d'orzo e 2 pesci sfama questa folla. Questa folla che sarà stata composta, come tutte le folle, da gente interessata al messaggio di Cristo, ma anche da semplici persone di passaggio, da curiosi, interessati a quello che avveniva. E infatti Matteo capitolo 14 riferisce quanto segue. Matteo capitolo 14, versetto 13 e versetto 14. Gesù, udito ciò, si ritirò di là in barca verso un luogo deserto, in disparte. Le folle, saputolo, lo seguirono a piedi dalle città. E Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. Mi piace questa espressione continuamente che ritorna nel Vangelo: e Gesù vide la folla, Gesù ne ebbe compassione, Gesù guarì, Gesù sfamò, Gesù predicò. Per esempio il capitolo 9 di Matteo, versetto 35 e versetto 36, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. E gli operai, fratelli e sorelle, sono sempre pochi, come erano pochi 2000 anni fa, perché pochi, disgraziatamente, sentono la vocazione, pochi sentono la vocazione di essere operai nella vigna del Signore. Pregate il Signore che susciti, che spinga degli operai nella messe, perché la messe è matura, vi sono anime sincere. È vero, c'erano dei curiosi, ma forse era una minoranza, c'erano di quelli che passavano per caso, ma gli altri erano persone che erano attratte dal suo insegnamento. Erano pecore senza pastore, c'erano i ministri di culto, ma erano funzionari della religione, come ci sono sempre stati, ci sono e ci saranno sempre funzionari della religione,
ma pochi con l'animo e la compassione di Cristo. Cristo è il vero pastore, è il sommo pastore, è il grande pastore delle pecore. Marco capitolo 6, versetto da 30 a 34. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco. Com'era gentile, com'era buono Gesù con i suoi. I discepoli erano andati, avevano affrontato il caldo, la fame, la sete, la stanchezza, le difficoltà del predicare in pubblico. E allora vengono da Gesù, Gesù vede che sono stanchi e dice: venite, venite in disparte e riposatevi un poco. Difatti, era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario, in disparte. Molti li videro partire, li riconobbero e da tutte le città accorsero a piedi e giunsero là prima di loro. Interessante, questa folla che era lì sulle rive del lago arriva prima della barca, nel luogo in disparte scelto da Gesù. Quindi, c'erano quelli che erano interessati al messaggio di Gesù. Luca, capitolo 9, versetto 10 e versetto 11. Gli apostoli ritornarono e raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte, ed egli li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono ed egli li accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. I predicatori del Vangelo hanno bisogno di andare in un luogo disparte e riposarsi un po'. Mi ricordo un vecchio predicatore, quando eravamo in seminario, avevamo invitato un vecchio predicatore che veniva a parlarci del ministero, ne veniva non soltanto uno, poi veniva un altro, questo era di lingua tedesca, veniva dalla Svizzera tedesca e diceva, parlando dell'opera del predicatore, sta scritto che bisogna lavorare 6 giorni e riposarsi il settimo. Ma per il predicatore sta scritto: per 6 giorni lavorerai e il settimo creperai di lavoro, perché il giorno particolare di lavoro del predicatore è il sabato, in cui deve predicare, deve visitare, deve istruire. Diceva così, mi ricordo sempre, con il suo tipico accento svizzero della lingua tedesca. E sì, ora il predicatore deve lavorare anche di sabato, come i sacerdoti, però non ne portano la pena. Però è bene che il predicatore si prenda dei momenti di distensione. Mi ricordo un altro predicatore, il fratello Walter Schubert, che nel 1959 tenne 2 campagne evangelistiche memorabili, in seguito alle quali avevamo una cerimonia battesimale di oltre 30 persone, mai vista in Italia. Fratello Walter Schubert predicò a Milano e predicò a Torino e diceva, nel suo inglese tipico con l'accento tedesco, perché era un tedesco di origine: per favore, predicatori, colleghi, non lavorate il lunedì, perché visto che voi dovete predicare il sabato e stancarvi, prendetevi un momento di riposo per voi e per la vostra famiglia. Please don't work on Monday. Per favore, non lavorate il lunedì. Questo
Qualcuno di noi, sorridendo, lo prese da parte dopo e gli chiese: scusi, ma lei fa quello che consiglia a noi o no? E lui fece un largo sorriso, perché era un uomo solare, e noi capimmo cosa voleva dire. A un certo momento Gesù e gli apostoli cercarono di andare in un luogo di sparte per riposarsi, ma la folla era tanta che li seguiva, che a un certo momento non è che misero scritto da qualche parte, come fanno, si fa negli alberghi, please don't disturb, per favore non disturbare, alla porta della camera. No, lasciarono il luogo in disparte e istruirono e guarirono i malati e le persone che si contendevano la presenza di Gesù e degli apostoli. È vero, dobbiamo avere un momento di riposo, perché non si può essere sempre sotto pressione, però non dobbiamo essere così fanatici da mettere il cartello per favore non disturbare. Chiaro? Il predicatore deve essere sempre pronto a fare tre cose. Secondo una frase che si usava 50 anni fa, il predicatore deve essere pronto a fare tre cose: a morire, a parlare e a traslocare. Eh sì, perché a un certo momento deve lasciare il lavoro che ha incominciato, deve lasciare gli interessati che sta seguendo e deve andarsene in un'altra chiesa. Deve essere pronto a morire per l'Evangelo, deve essere pronto a parlare, sempre. E io non sono mai riuscito e probabilmente non riuscirò mai a capire quei predicatori che sono in vacanza e ne hanno il diritto come tutti i lavoratori, che vanno in una chiesa e la chiesa che vede arrivare un predicatore e dice: ah, siamo contenti che lei sia qui con la sua famiglia, per favore ci vuole tenere il culto, ci vuole tenere la scuola del sabato? E il predicatore, vergognosamente, per me vergognosamente, risponde: no, io sono in ferie. Ah, sei in ferie, ma scusa, che fa il medico in ferie? Quando si trova a vedere un incidente per la strada con morti e feriti gravi, che fa? Pigia sull'acceleratore? Come fecero il sacerdote e il levita che piantarono lì all'angolo della strada, lì sul ciglio del fosso, il povero disgraziato picchiato dai briganti e derubato? Si ferma e dice: sono un medico, c'è bisogno di me? Sono in ferie. Please do not disturb. Per favore non disturbatemi. Questi non sono predicatori. Questi mi sembra che siano funzionari. E adesso parliamo di questo ragazzo. Un ragazzo che aveva 5 pani d'orzo e 2 pesci. Che cosa sarebbe successo se questo ragazzo avesse puntato i piedi e avesse risposto: no, questa è la mia colazione, me la tengo? Poteva anche succedere. Questo ragazzo che seguiva Gesù, invece, ecco, io non lo vedrei proprio. Un ragazzo che segue Gesù e manifesta uno spirito così egoistico, no. Mette a disposizione i pani e i pesci. È vero, se anche avesse rifiutato, Gesù avrebbe lo stesso sfamato la folla senza quei 5 pani e 2 pesci, probabilmente qualcun altro, perché non credo che in tutta quella folla ci fossero soltanto 5 pani e 2 pesci. Ma è un insegnamento a capire che noi dobbiamo collaborare con Gesù e Gesù collabora con noi. Gesù si serve del poco che noi abbiamo, del poco che noi siamo,
per sfamare una moltitudine. Insomma, Gesù si serve dei nostri talenti che lui ci ha dato, dei nostri doni, i doni dello Spirito, di cui parliamo tanto e di cui comprendiamo tanto poco a volte. Gesù vuole che noi usiamo questi doni per il suo servizio. Gesù non ha mai usato grandi cose, ha sempre usato piccole cose. Gesù era povero e lavorava nella povertà, lavorava con la povertà, lavorava coi poveri. E Gesù lavora ancora con la nostra povertà, lavora coi poveri, fratelli e sorelle, e ripete le stesse cose di Paolo. Ai Corinzi, Prima Corinzi, capitolo 1, che cosa dice l'Apostolo? Dice, versetto 26, fratelli, guardate la vostra vocazione, non ci sono tra di voi molti sapienti, secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. E poi alla fine del testo dice, versetto 31, affinché, come è scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Gesù avrebbe potuto dire: e vabbè, un ragazzo gentile, ma come si fa con così poca roba a sfamare tutta questa moltitudine? E invece Gesù, attraverso la sua onnipotenza, attraverso la sua grazia, attraverso la sua bontà, moltiplica i 5 pani d'orzo e i 2 pesci, fino a quando tutta quella moltitudine di migliaia di persone viene sfamata, tanto è vero che se ne raccolgono 12 ceste piene. Miracolo, certo, ma il Dio lavora con l'uomo, vuole vedere la collaborazione nostra, vuole che noi lavoriamo con lui, che non siamo egoisti, che non pestiamo i piedi, che i doni che ci ha dato noi sappiamo e mostriamo che appartengono a lui, non appartengono a noi. Servono per la sua gloria, non per una nostra pretesa gloria. Figuriamoci, ma che gloria! Il Signore ci dà perché noi diamo. Moltiplica se noi mettiamo a disposizione sua. Ecco, fratelli e sorelle. Mettiamo a disposizione sua quello che abbiamo, quello che abbiamo. Luca capitolo 9, 12 e 13. Ora il giorno cominciava a declinare e i 12 avvicinatisi gli dissero: lascia andare la folla perché se ne vada per i villaggi e per le campagne vicine per trovarvi cena e alloggio, perché qui siamo in un luogo deserto. È una proposta logica. Sì, logica, una proposta umana. Sì, signore, si fa sera, questa gente ha bisogno di mangiare, di dormire, lasciali andare lì intorno a cercarsi da mangiare. Mangiare un pezzo di pane, un frutto, un pezzo di formaggio, di pesce arrostito, o forse pane condito con saliva, che è tanto saporito se si ha fame. E quelli che hanno avuto fame
lo sanno molto bene. E poi che vadano a trovarsi alloggio, alloggio sotto un porticato lì davanti a una casa, ma qui siamo in un luogo deserto. Una proposta logica. Quante volte noi facciamo delle proposte logiche, umane, è perché non arriviamo più in là. Ma Gesù risponde, versetto 13, ma egli rispose, date loro voi da mangiare. Ve ne immaginate la faccia dei discepoli? Date voi loro da mangiare. Ma com'è possibile? Ma perché ci dice questo Gesù? Ed essi obiettarono, noi non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare dei viveri per tutta questa gente. E poi avranno detto, e i soldi chi ce li dà? Perché a credito nessuno ci dà niente, perché c'erano 5.000 uomini ed egli disse ai suoi discepoli, fateli sedere a gruppi di una cinquantina. E così li fecero accomodare tutti. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò lo sguardo al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla gente. Tutti mangiarono a sazietà. E dei pezzi avanzati si portarono via 12 ceste. Gesù non ha fatto avere il pane e il pesce davanti alle persone. Ha moltiplicato, li ha dato ai discepoli e i discepoli li hanno portati alle persone. Hanno portato i pani e i pesci alle persone. C'è la collaborazione umana. Iddio fa miracoli se. Iddio fa miracoli se noi collaboriamo. Iddio fa sempre miracoli. Qui c'è un insegnamento spirituale, certo. Il pane materiale, i pesci materiali hanno il significato del cibo spirituale, che è la parola di Dio. E Gesù ha bisogno che noi collaboriamo con Lui, predichiamo con Lui, predichiamo come Lui. Iddio ha bisogno di operai, oggi come allora. Vorrei rivolgermi particolarmente ai giovani, giovani come quel ragazzo che aveva 5 pani e 2 pesci e non ha rifiutato la sua colazione personale o della famiglia e li ha messi a disposizione di Gesù. Giovani, oggi è difficile essere giovani più di quanto noi lo fossimo al vostro posto tanti anni fa. È difficile essere giovani. Voi siete soggetti a più tentazioni. Non soltanto perché siete circondati da parolacce, da apostasia, dalla droga, dalle sigarette, dagli spinelli, da tutte queste stupidaggini, queste porcherie, questi veleni, ma voi siete circondati dallo scetticismo, siete circondati dalla non fede della maggioranza. Iddio ha bisogno di voi. Come aveva bisogno 2000 anni fa del ragazzo che offerse i suoi pani e i suoi pesci. Iddio vi ha dato dei doni, vi ha dato l'intelligenza, vi ha dato la conoscenza della parola di Dio. Non prendetela alla leggera, non ridete quando i predicatori predicano dal pulpito. Siate seri, collaborate con Gesù Cristo. E Dio attraverso di voi farà cose grandi, farà cose straordinarie. E la parola di Dio dice, rivolta ai giovani, giovani, io vi scrivo perché siete forti,
e avete vinto il maligno. E qual è la forza? La forza vera che avete è la vostra fede, che dà la vittoria. Quindi giovani, siate collaboratori di Gesù Cristo, siate pronti a dare voi stessi. È così bello vedere dei giovani che lavorano con il Signore, che hanno scelto la filosofia di vita, non la filosofia di morte. Giovani che sanno dire no. Giuseppe ha saputo dire no. È andato in galera, ma è uscito per essere viceré di Egitto. Daniele ha saputo dire no. Grazie, di questo cibo non ci interessa, mangiamo altro. E Dio lo ha fatto un grande profeta dell'antichità. Siate capaci di dire no al male, alle tentazioni, ai pericoli della non fede, allo scetticismo, all'ilarità, al sarcasmo verso la Bibbia. Siate uomini e donne forti. Oh, è molto facile dire parolacce, è molto facile seguire la corrente, sghignazzare invece di andare in chiesa, o ridere quando il predicatore parla. Voi dovete essere capaci di stare zitti, di stare seri. Ridete quando uscirete, ma ridete non per il predicatore o per quello che ha detto. Ridete perché siete giovani, e i giovani devono ridere, rallegrarsi. È il momento. Verrà il tempo del pianto, non vi preoccupate. Verrà il tempo della prova, della difficoltà, ma l'albero si piega quando è giovane. Quando l'albero diventa grosso, diventa grande, non lo si può più piegare. E voi avete giovani che conoscete il messaggio avventista, voi avete un privilegio che altri non hanno, di conoscere la parola di Dio, di conoscere la verità intorno al ritorno di Cristo, alle profezie, intorno a Cristo, alla sua eternità, alla sua grandezza, alla sua filosofia di vita. Giovani, scegliete di essere ubbidienti. Scegliete come i giovani del passato, scegliete di essere forti perché avete la fede nel Signore. Che Dio vi aiuti a sapere essere come quel giovane che non ha negato i 5 pani e i 2 pesci a Gesù, e con quei pesci ha sfamato la moltitudine. Cari giovani, Dio vi aiuti a sapere ascoltare queste parole, e anche voi. Anche noi che non siamo più giovani, siamo adulti e siamo vecchi, ascoltiamo queste parole dell'Evangelo secondo Giovanni al capitolo 6, versetto 26 e versetto 27. Gesù rispose loro: in verità io vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo. Gesù, che è la somma sapienza, aveva visto che tra quella folla eterogenea che lo seguiva e che era stata saziata, c'erano anche quelli che lo cercavano perché pensavano di sbarcare il lunario con un maestro così potente che da 5 pani e 2 pesci aveva saputo nutrire migliaia di persone. E allora Gesù glielo disse: voi mi cercavate non solo
perché avete visto il miracolo, ma perché avete mangiato di quei pani e di quei pesci e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dimora in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. C'è qui un ragazzo che ha cinque pani e due pesci. Fratelli e sorelle, la Chiesa cristiana contro, cosa voglio dire con questo? La Chiesa cristiana basata su Cristo, che era contro tutti gli intrallazzi, tutti i compromessi, tutti i ma, i se, i perché, i forse, la politica, la filosofia, che aveva il linguaggio della verità, perché Cristo è la verità, la Chiesa dispone sempre di pochi mezzi. Dispone sempre di pochi mezzi. La Chiesa cristiana contro ha pochi mezzi, ma ha una grande ricchezza. La ricchezza della fede nella parola di Dio, il cibo che non perisce. Mentre la controchiesa cristiana, formata da tanti milioni, forse centinaia di milioni di cristiani, adesso devo fare attenzione perché non vorrei essere chiamato giudice dei miei simili, ma voi mi capite cosa voglio dire? La controchiesa cristiana, che ha come mandato i compromessi, la politica, l'economia, gli intrallazzi e tutto il resto. La controchiesa cristiana ha una grande povertà spirituale, costituita dalle tradizioni, dagli inchini ai potenti di questo mondo. Noi dobbiamo inchinarci soltanto davanti a Dio, non davanti all'uomo, come non si inchinarono davanti all'idolo nella pianura di Dura i ragazzi che poi finirono buttati dentro la fornace ardente. Però dissero al Nabucodonosor, che pensava di essere chissà che cosa: sappi, o re, che noi non ci inchineremo davanti alla tua statua. Giovani, ragazzi, ragazze, fratelli, sorelle, noi dobbiamo essere capaci di dire no e non inchinarci davanti agli uomini. Noi dobbiamo fare parte della Chiesa cristiana contro, e lasciamo perdere la controchiesa cristiana, che dice, ma non fa sempre quello che il Signore dice. Che Dio ci aiuti e che noi ci ricordiamo sempre di questo ragazzo che aveva cinque pani d'orzo e due pesci, e ha dato modo a Gesù di sfamare migliaia e migliaia di persone. Che Dio ci benedica, è la mia preghiera. Amen.